Amici dell'Orizzonte degli Eventi, buonasera, bentornati e siamo ritornati a riproporvi una diretta, una live, ancora una volta con l'amico Mario Iannaccone. Ciao Mario, benvenuto, bentornato Barbara, buonasera a tutti. e buonasera a tutti i nostri amici che invito a partecipare questa sera perché la puntata sarà molto, molto aperta ai vostri contributi, alle vostre domande, perché proprio l'ho definito un piccolo corso di sopravvivenza per genitori e ragazzi. Perché abbiamo deciso di fare questa puntata? Allora, prima di tutto perché i libri scolastici dei nostri figli sono sempre più un libro unico, sembra praticamente un unico libro con tante copertine diverse, però i concetti sono sempre gli stessi, concetti che si rifanno alla famosa Agenda 2030. Allora ci è venuta la curiosità di raccogliere qualche immagine, qualche spunto da questi libri che coprono tutto l'arco della formazione scolastica, quindi dalla scuola primaria fino alle scuole superiori. E poi mi hanno detto che ci sono anche delle chicche nei testi universitari, come è ovvio. E Bene, all'asilo, e anche all'asilo, all'asilo. certo, soprattutto purtroppo anche all'asilo. Ringrazio tutti coloro che poi li citerò nella descrizione quando metterò anche qualche riferimento a qualche libro specifico, quindi farò una piccola bibliografia e ringrazio tutti gli amici che su Facebook e su Twitter mi hanno mandato le immagini di questi testi, quindi li ringrazio e quindi è una puntata che avete contribuito a creare anche voi. Allora, il titolo di questa puntata è Un libro unico per un'agenda unica. Ecco, noi ci siamo già occupati con Mario dell'Agenda 2030, abbiamo dedicato un video, credo addirittura una live proprio, e quindi se volete recuperare, insomma, quello che abbiamo detto e i concetti fondamentali che girano attorno a questo testo che sembra diventato fondamentale, una specie di Bibbia del mondo nuovo. Citiamo anche Huxley perché sennò ormai è il nostro portafortuna. Allora, ecco, questa agenda unica. Questa agenda 2030, ricordiamo brevissimamente che cos'è, è un documento dell'ONU, quando nasce e così chi poi vorrà approfondire potrà andarsi a vedere il video che abbiamo già dedicato a questo testo. Quindi Mario racconta brevemente questa Agenda 2030, perché da dove scaturisce, perché è diventata così importante. Sì, infatti ne abbiamo parlato facendo due video, in realtà uno proprio Sì. sull'Agenda 2030 e uno sul percorso che ha portato a questo radicalismo ecologico che vorrebbe trasformare i modelli sociali, economici e forse anche politici. Un percorso che è iniziato nella sua fase acuta nel 1992 con la conferenza di Rio, conferenza delle parti, COP. E quando fu stilato la prima agenda, l'agenda 21, XXI secolo, e poi 1995, 2015, poi in particolare, fu stilata questa agenda del decennio 20-30, che poi è diventata quella che è finita in tutti i testi e anche nelle
regole delle aziende, perché esiste un criterio ESG, Environmental, Social and Corporate Governance, quindi E, Environmental, quindi ambiente, sociale e corporate, ESG, che le aziende dovrebbero adottare per essere aziende definite aziende sostenibili col bollino. Ecco, quindi adesso siamo nella fase in cui c'è l'indottrinamento dei bambini, ragazzini, adolescenti e giovani adulti. Mm. E siamo nella fase peggiore, perché è proprio quella in cui diciamo si attaccano coloro che non hanno difese. Ecco, questa sera presenterò alcuni esempi, leggerò qualche brano da questi libri, una selezione assolutamente casuale, ma del resto letto uno di questi libri, li abbiamo letti tutti praticamente, perché i concetti ritornano, è come un discorso ricorsivo, abbastanza ossessivo anche, con dei concetti che vengono proprio martellati senza pietà. Ci sono naturalmente degli insegnanti che sono inquadrati in questa ottica e sono entusiasti di insegnare questi principi, questi obiettivi, li chiamano obiettivi goals dell'Agenda 2030, poi ci sono anche quelli che però si accorgono che in realtà le materie di studio che dovrebbero essere il nocciolo di questi libri, in realtà sono il pretesto per poi parlare di tutt'altro, quindi di questi goals. Quindi nei libri di storia, in ogni pagina si parla delle guerre puniche, però in un angolo c'è il box con l'obiettivo dell'Agenda 2030. In libro di matematica si parla di equazioni e c'è il box con il goal. Quindi è un qualcosa di assolutamente pervasivo. Io ho parlato in descrizione di agenda e moschetto, ma in realtà una tale pervasività si ritrova solamente nei testi scolastici di sistemi politici un po' monotematici. Ecco. Questo qui invece pare essere l'agenda che è tipica dei paesi democratici, allinea dei paesi democratici. Quindi vediamo brevemente alcune copertine che ho selezionato appunto per questa serata. Ecco, cominciamo con questa, che è questo è un testo per la scuola primaria, quindi per i bambini delle elementari. E io lo trovo un po' inquietante questo Ponti arcobaleno, perché in realtà adesso c'è questa mania un po' quando, per esempio, si perde un animale domestico, si dice buon ponte, come se gli animali poi non potessero andare in paradiso, visto che erano nell'Eden, ma li si vede arrivare, andare sull'arcobaleno. E come al solito c'è tutta una, ecco, le parole chiave: accoglienza, schede operative, verifiche di competenza, mappe, compiti di realtà, quaderno creativo, dialogo interreligioso e interculturale, cittadinanza attiva, inclusione, interdisciplinarietà. Questo fin da bambini piccoli sono i concetti che vengono proprio ripetuti ossessivamente in questi testi. Poi vediamo la matematica, dice, ma in un libro di matematica si parla dei goal dell'Agenda 2030. Certo, perché qui sembra, sì, ci sono degli occhiali leggermente arcobalenati, però ecco, chilometri zero. A volte sono piccoli, vero Mario? Sono piccoli spunti, piccole parole,
piccoli disegni, però è un rimando sempre al solito punto. Il primo era proprio un programma, perché ci sono tutti nell'arcobaleno e sembra che non ci siano materie. Che sono le materie? Sì, Quello, infatti. questo è un. Diciamo che poi i sussidiari di età fascista, ad esempio, io come collezionista ne ho un paio, erano molto meno pericolosi, erano fatti molto meglio, secondo me, perché comunque c'erano. Cioè si imparava a leggere, a scrivere, cioè c'erano dei contenuti culturali anche storici, sì, certo, piegati al fatto che l'Italia dovesse avere un impero, eccetera. Ma questi in realtà sono tutti indirizzati a creare un comportamento non naturale, se, e i contenuti non ci sono. Quindi verifica di competenze, mappe, compiti di realtà, quaderno creativo. I compiti di realtà, questo è un termine quasi esoterico. E poi tutto è sempre declinato su questi arcobaleni. Arcobaleno è un simbolo antichissimo di collegamento fra la terra e il cielo. Adesso è diventato più un simbolo unicamente terreno. Non sapevo questa cosa degli animali buon ponte, cioè l'animale deve passare il ponte, quindi Sì. mi viene in mente il ponte di Asgard, il ponte dei vichinghi, non so, quindi No, devono passare il ponte. sì, adesso c'è questa usanza, quando muore il cane, quando muore il gatto, su Facebook si dice, ah, poverino, buon ponte, perché Ah, ecco, si succedono delle immagina che cose. questi animali, per giungere a una dimensione post mortem, il loro paradiso, debbano attraversare questo ponte che poi è l'arcobaleno, quindi cosa molto New Age, evidentemente. Ecco, adesso comincerei appunto a leggere un A leggere. brano molto interessante, che, ecco, io lo leggo, poi Mario fa il suo commento. San Francesco e l'ecologia oggi. In che modo il pensiero francescano può essere utile e attuale ancora oggi, sia per i credenti sia per i non credenti? Uno degli ambiti più fecondi del suo magistero è quello che investe l'ecologia. Ma come la sensibilità del santo di Assisi può essere innestata nella realtà del terzo millennio, in cui domina un mercato senza regole e un consumismo sfrenato? In questo articolo di Paolo Conti leggiamo le osservazioni di un intellettuale cattolico argentino, Tomás Insua, ispirate a una recente enciclica redatta da Papa Francesco. Ecco, qui c'è un bel programma, no? Come no? Un bel L'autore di programma. Laudato Si, questo qui, questo Tomás Insua. Dunque, sì, cosa facciamo? Finiamo di leggere? Ah no, oppure questo è il pezzo. No, era solamente questo, giusto. Sì, allora, naturalmente qui c'è già una mistificazione, una falsificazione, nel senso che non viene rispettata la storia. San Francesco d'Assisi parlava di creato, non parlava di ecologia. È già diversa questa cosa. Quindi ha fatto il Cantico delle Creature come lode alla creazione di Dio. Paolo Conti, questo signore, ci porta quindi le osservazioni di questo intellettuale cattolico argentino che è stato l'ispiratore, poi in realtà comunque uno degli autori, uno dei consulenti della Laudato Si, che è la prima enciclica della storia della Chiesa Cattolica,
totalmente dedicata non al creato, ma all'ecologia, addirittura all'ecologia profonda. Quindi a un ecologismo radicale nel quale l'uomo non appare più al centro, ma appare come uno fra i tanti, una fra le tante creature. E quindi sembra avallare queste trasformazioni volute da World Economic Forum, eccetera. Quindi, anche qui cosa vediamo? Vediamo un personaggio della storia della spiritualità, della storia del Medioevo, San Francesco d'Assisi, chiamato come diciamo, esponente di un movimento che è tutto moderno. Significa non far comprendere quale fosse la specificità di questo personaggio, cioè toglierlo dal suo quadro e inserirlo nel quadro contemporaneo, che non è Sì, suo. uno stravolgimento completo, anche ridurre Francesco, nel senso del santo, a un ecologista o a un fricchettone, come si usava magari 50 anni fa, si sarebbe No. associato più ai fricchettoni. Adesso è diventato un ecologista, una specie di Greta. Però, appunto, come dici tu, si parla di magistero, quindi c'è anche un discorso dove Dio, nel quale Francesco, nel senso del santo, credeva profondamente, ecco, sparito completamente. Quindi sarebbe come. Abbiamo preso questo personaggio, l'abbiamo spogliato della sua dimensione più importante. Lui si spogliò dei suoi abiti di nobile per abbracciare appunto diventare proprio Povero. servo di Dio. Qui tutta questa dimensione sparisce completamente. No, era un ecologista. Ante litteram. Ecco, questo discorso sullo stravolgimento della storia, sulla riscrizione della storia è un tratto molto comune, no? Tu mi dicevi che sfogliando i libri di scuola di tuo figlio, ti eri reso conto che c'erano dei veri e propri stravolgimenti anche riferiti ai romanzi. Anche i personaggi storici. Sì, una vera e propria decostruzione. A volte è una riscrittura, a volte è una decostruzione, cioè vengono staccati dal contesto storico in cui sono vissuti e vengono diciamo, inseriti in battaglie che non erano le loro, ma che sono quelle dei signori che adesso governano. E non si fa così comprendere più il senso della storia, il passaggio del tempo, la trasformazione della cultura. E li si rende scarsamente leggibili, ma appunto astorici, quindi galleggiano in un mondo che può essere quello di 1000 anni fa, come quello di oggi, o addirittura dell'epoca, come vedremo, no? Dell'epoca dell'Odissea, dove c'è addirittura Odisseo che diventa un migrante. Ecco, Sono a questo proposito, ridere, sono cose che sì. dovrebbero far ridere, ma non fanno ridere. Beh, certo. Ecco, su questo fatto, già la storia è difficile per dei bambini o dei ragazzini da comprendere perché si riferisce, bisogna immaginarsi un mondo del passato, il che non è facile. Una volta ci si aiutava con i romanzi, con i libri, perché in un certo senso ti immergevi nel mondo del passato leggendo il romanzo del passato. Questo invece, questo riportare anche il passato a una dimensione attuale è un modo anche per cancellarlo, questo passato. Sì, e poi una cosa sulla quale io personalmente sono assolutamente in disaccordo è
togliere ogni minima necessità di ricordare i nomi, le date, no? Perché si dice no, le date non sono importanti, quante volte l'ho sentito dire, ma invece no, perché la storia è storia, è un racconto. In un racconto tu devi avere un prima e un dopo, devi avere dei nomi, devi avere dei luoghi, se no non lo capisci il racconto. Certo. Quindi è importante ancora avere delle date, dei luoghi, dei passaggi, un racconto di quello che è successo nelle varie epoche, poi più o meno complesso a seconda dei gradi scolastici. Sì, comunque. Sì, è un modo anche per cancellare, perché se cancelli il passato, cancelli anche un mondo diverso che completamente cattivo non era, completamente brutto non era, aveva dei lati negativi, ma non era quel mostro da cancellare, da esorcizzare, che vorrebbe essere oggi. La cancellazione del passato è fondamentale se vuoi creare il mondo nuovo, quello veramente distopico. Allora, andiamo avanti con quest'altra citazione che vado a leggere. Allora, qui il discorso è molto sottile. Vengono presentate due opinioni a confronto. Allora, leggi e comprendi. Perché Oriana Fallaci definisce quella islamica una crociata alla rovescia? 2. Nel perorare la propria tesi, Tiziano Terzani, rifiuta che essa possa essere etichettata come relativismo. Che cosa significa in questo contesto tale parola? E qui c'è un bel modo di ragionare. I due brani affrontano il tema dello scontro di civiltà, un'espressione coniata dal politologo statunitense Samuel Phillips Huntington, con un approccio radicalmente diverso. Per quale delle due tesi propendi? Molto democratico, no? Ti chiedono ancora di scegliere. Sei d'accordo con Oriana Fallaci che critica l'Europa per non avere il coraggio di contrapporre la propria civiltà a quella islamica? O condividi la posizione di Terzani avverso ogni forma di odio e intolleranza verso culture diverse? Messa così. Messa così, il bambino, che diciamo ha una sua giustizia naturale, no? un senso comune che va verso la giustizia. Se gli dici tu preferisci appunto l'odio, l'intolleranza, oppure quella cattivona di Oriana Fallaci che critica l'Europa per non avere il coraggio di contrapporre la propria civiltà a quella islamica? Sì, tra l'altro anche grammaticalmente sono, direi sintaticamente, non sono simmetriche e quindi sono faticose, ma messa così poi c'è anche un banalissimo sfruttamento dell'effetto recenza, quindi l'ultima che hai detto è quella che ti rimane impressa. Certo. Risponderanno la seconda, chiaro. Poi Terzani, dunque, Oriana Fallaci definisce quella islamica una crociata alla rovescia. Nel percorrere la propria tesi, Terzani rifiuta che essa possa essere etichettata come relativismo. Che cosa significa in questo contesto tale parola? Sì, tra l'altro non so che ordine grado sia questo, probabilmente sono le medie. Probabilmente hanno letto qualche brano di Oriana Fallaci prima e qualche brano di Tiziano Terzani, che nell'ultima parte della vita era diventato si vestiva come un guru del nulla, poi, no? Perché lui diceva: io credo nel nulla. Tornerò nel nulla da cui sono arrivato. Crociata alla rovescia, sì, perché lo permettiamo noi. In realtà bisognerebbe spiegare tutto. Siccome è stata indebolita l'identità europea, è stata favorita questa immigrazione incontrollata
in paesi come l'Italia, ad esempio, non la puoi più chiamare crociata a quel punto, perché sei tu stesso, sono le nostre istituzioni che lo consentono. In altri stati non si fa, in Australia non è consentito. Quindi, togliendo tutto questo contesto, cioè il quadro, si toglie spesso il quadro, non lo si spiega e si mettono queste semplici posizioni per indottrinare. Certo. Volevo a questo punto, ho visto un commento che mi sembra interessante, tornando al discorso del riscrivere il passato, questo amico dice anche molti film riscrivono il passato, è una vera e propria moda. Tarantino cambia la storia di continuo con Hitler e gli ebrei, con la storia di Charles Manson, è uno stile che sembra innocente. Ecco, questo è un commento interessante perché in realtà, ecco, qui vengono citati due film di Tarantino, uno è Inglourious Basterds e l'altro è C'era una volta Hollywood, dove si immagina che la strage di Bel Air in realtà non abbia luogo. Effettivamente dice è uno stile che sembra innocente, ma può avere anche una motivazione appunto di cancellazione del passato, ma cancellato proprio con un soffio, con un atto magico, forse. Sì, sono stati fatti tanti film, non so, sul passato italiano, sui Borgia, su Elisabetta I, su Carlo II, sulla storia d'Inghilterra, sulla storia americana, sulla storia francese, Luigi XIV, tutto il resto, e spesso si nota o sul Medioevo, non ne parliamo, no? Dove c'è una chiesa cattolica onnipresente con una inquisizione che sembra la Spectre, sembra che abbia dei mezzi incredibili, giganteschi, che in realtà non aveva. Oppure le streghe, cioè tutte cose che poi sono arrivate nell'età moderna, non nel Medioevo. Quindi è una, soprattutto sul Medioevo si sono accaniti, e io dico, essendo sensibile a questo, sulla storia cristiana. Sulla storia cristiana che è stata travisata, cioè, dove c'è un crocifisso c'è sempre un assassino. Ecco, io su questo proprio ho preso moltissimi appunti sull'uso che viene fatto distorto di questi aspetti. C'è stato anche un periodo dopo l'11 settembre in cui, se si stava attenti, si sentiva che quando compariva un cattivo o aveva un crocifisso, oppure si sentivano degli echi di canzoni islamiche. Mm-hmm. Perché era il periodo dell'11 settembre. Arrivano a questo, eh? Mm. Questo sì, comunque, questo nei film, ma anche nei romanzi para storici. Ecco, un altro commento, quello di Mauro Lisanti, che saluto. Ciao Mauro. Ciao, Mauro. Allora, nei testi scolastici di letture, ormai da oltre 20 anni di insegnamento, ho osservato il cambiamento totale della struttura dei testi. Vero. Ogni testo narrativo mi provoca insofferenza, poiché parte sempre senza un inizio e senza una fine. La lettura inizia come fosse spuntata dal nulla e senza mai collegamenti e mai rispettando una narrazione. Narrazione completa, come dicevo prima. Sì. Sì, sono dei box. Io lo trovo fortemente destabilizzante, sintomo di un obiettivo educativo che tende a disarticolare la logica e eliminare il concetto di legame cronologico e logico. Ecco, sì, questo è molto... Certo. Ringrazio Mauro per questo commento. Da insegnante ha colto perfettamente il problema. Ecco, sì, infatti questi testi, anche a leggerli, sembrano sospesi per aria, sembrano delle bolle, bolle di sapone che appunto non hanno un grande... così, una grande consistenza. Vieni di box, di colori, di fotografie, sì. Non c'è una narrazione spesso, non c'è una narrazione
che consente di capire il prima, il dopo, la causa e l'effetto. Allora, quindi questi poveri bambini cosa capiscono di queste, già che sono confusi? Alcuni aspetti, che questo è cattivo, che quello era meno cattivo, che questa cosa non va fatta, che quella è proprio un indurre dei comportamenti quasi pavloviani. Qui il ruolo dei genitori può essere importante se riescono a fare dei riassunti o degli schemi o... Cioè, poi spesso non c'è tempo per farlo, ma ecco, intervenire in questo modo, poi sul resto diremo. Certo, perché sì, perché qui in realtà probabilmente molti genitori, la maggioranza dei genitori per motivi di tempo, di impegni, eccetera, magari non hanno occasione di leggere assieme ai figli questi testi, sfogliarli, vedere cosa c'è scritto. Magari qualcuno pensa che ancora siano come i testi che usava lui o lei da ragazzi, mentre invece qui c'è un cambio molto pesante di utilizzo, anche come dicevano prima i nostri amici, di logica. Qui è tutto è un linguaggio nuovo, proprio un nuovo tipo di linguaggio, che quindi può essere anche fortemente ingannevole. Ecco, proseguo con la lettura. Qui si va in un argomento anche molto di attualità, perché recentemente c'è stata una forte polemica sui social, su questi debunkers o comunque sbufalatori, come si possono definire. Allora, questo è un capitolo sulla lotta alla disinformazione. La Commissione europea ha incaricato un gruppo di esperti, chi sono non si sa, gruppo di esperti, di realizzare un rapporto su fake news e disinformazione. Il documento che ne è derivato ha portato alla definizione di specifiche linee guida per contrastare tale fenomeno. Un'attenzione particolare è stata dedicata al ruolo dei social network, che secondo le autorità, devono garantire maggiore trasparenza negli algoritmi utilizzati per selezionare le notizie e una maggiore visibilità per quei siti o informazioni che possono qualificarsi come affidabili. Chi lo decide che sono affidabili? Corriere della Sera, ANSA, eccetera. Carlo Bollino, no, adesso? Sì. Sulla base di queste considerazioni, i maggiori operatori della rete hanno deciso di impegnarsi per combattere la disinformazione attraverso la rimozione di account falsi e la realizzazione di campagne di alfabetizzazione digitale, e nel caso di Facebook in particolare attraverso la collaborazione con reti di fact checker, operatori che svolgono come attività la verifica di notizie per accertarne la veridicità. L'impegno alla lotta contro la disinformazione, tuttavia, non è semplice, considerata l'enormità dei dati da controllare, il carattere globale della rete, l'assenza di regole condivise a livello internazionale, la presenza di interessi politici contrastanti tra loro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa democrazia che purtroppo... Dice, l'idea stessa di poter censurare alcuni siti o alcune notizie risulta poi in assoluto contrasto con la necessità di tutelare il diritto all'informazione. Però intanto ha detto, il concetto è passato. E poi c'è un bellissimo box dove si dice che c'è praticamente uno spottone sulla figura del fact checker o debunker, cioè colui che porta alla luce una sciocchezza, bunk in inglese. La cui missione di questi debunkers non è semplicemente smascherare una notizia sospetta, ma soprattutto diffondere presso il pubblico la cultura della verifica per combattere il consumo acritico di informazione.
In Italia i più noti sono associazioni o portali come www.bufale.net, Buttac, oppure giornalisti come David Puente. Ecco, quindi qui addirittura si dice: guardate che quelli che hanno ragione sono questi. Tutti gli altri, per esclusione, sembra che dicono, raccontano delle palle. Ma è inquietante questa cosa, perché in realtà è come dire che esistono i depositari della verità. Quando abbiamo visto che coloro che producono e che diffondono le notizie raccontano balle spesso, cioè proprio andando a verificare le agenzie o chi poi rimanda le notizie delle agenzie, cioè i giornali o i telegiornali, raccontano proprio balle, quindi bank, sciocchezze, che nessuno smaschera. Lo fanno i cosiddetti complottisti, che sono poi attaccati dai fact checkers, dai Buttac e dai bufale.it o.net, da personaggi come David Puente, che è pagato, ricordiamolo, da Open, quindi da Mentana, eccetera. No, questo è assolutamente inaccettabile. Lo abbiamo visto poi, ecco, tristemente nel periodo del Covid, o anche nelle guerre che si sono succedute purtroppo, sanguinose, dove notizie, anche semplicemente perché arrivavano da parti avverse che non piacevano ai nostri stati democratici, che non sono più democratici, cioè togliamoci questa illusione, non siamo più in democrazia, solo perché arrivavano da altre parti, dovevano essere per forza falsi. Quindi ci sono sempre questi fantomatici produttori di bufale russi che non dormono mai. Cioè, sì, sì. Quanti sono? Ecco, proseguiamo. Ecco, coronavirus. Adesso è inutile dire che tutti i testi che evidentemente sono usciti negli ultimi 3 anni sono pieni dei noti fatti accaduti negli ultimi 3 anni. Ecco, qui ad esempio si dice questa idea alcuni paesi terzi, in particolare Russia e Cina, sono impegnati in campagne di disinformazione sul Covid-19 in Europa e a livello mondiale nel tentativo di minare il dibattito democratico, esacerbare la polarizzazione all'interno della società e migliorare la propria immagine. La denuncia arriverà domani dalla Commissione europea, che approverà la prima comunicazione sulla disinformazione relativa alla pandemia. Questo non è altro che un articolo di Repubblica. Quindi un articolo di Repubblica finisce su un libro di scuola. Sì. Questi grandissimi. Ecco, anche qui si ritorna sulle fake news allo stesso modo, poi ovviamente si fa sempre, si generalizza, allo stesso modo le teorie cospirative basate sulle antenne 5G che diffondono il virus o che incolpano alcuni gruppi etnici o religiosi portano a violenza pubblica e danneggiano la coesione delle nostre società. In molti paesi europei, oltretutto, sono state diffuse false informazioni con intenti antisemiti. Ma io non me ne ricordo queste cose, cioè no, sinceramente. Neanch'io. Dove si stanno fuori? Ecco, però, ripeto, su un libro di scuola si mette una fonte, un articolo di Repubblica, che se l'ha scritto un giornalista è già tanto, è già grassa. Questi sono redazionali che vengono fatti con il generatore automatico di redazionali.
Però intanto qui hanno messo diverse cose, cioè hanno delineato il perimetro di quelli che sono i nemici in pratica. Nemici, sì. E questo è, è un linguaggio violento, questo, è un linguaggio di guerra. Campagne di disinformazione di Russia e Cina, sinceramente non me le ricordo, mi sto sforzando. Anzi, dalla Cina arrivava l'avviso di stare attenti perché era questo Covid, dicevano, esisteva, mentre da noi, non so, Sala diceva no, attenzione, abbraccia un cinese perché sì, non è pericoloso. Sì, quindi stanno proprio rovesciando tutto. Poi ecco, durante la pandemia di disinformazione ne abbiamo vista, io l'ho vista ad esempio nell'ospedale qui a pochi chilometri da casa mia. Ricordo un servizio di Rai 3, TG regionale, Rai 3 della Lombardia, dove dicevano che era stato, che diciamo che c'era un pronto soccorso intasato e c'era una fila di persone che si stavano facendo vaccinare. Siccome era non lontano da qui, e poi quando faccio le mie passeggiate qualche chilometro lo faccio, sono andato, circa un'ora dopo ero lì, ed era tutto deserto. Quindi quella era proprio una bufala che ho visto, quella che ho fotografato, mandato, ho fatto un po' su Facebook, proprio visto come il TG, quindi che paghiamo noi, avesse mentito. Sì, sì. Quindi non sono solo gli altri, ma sono i nostri organi di stampa e di televisione a mentire. Quindi vigilanza da parte dei genitori, certo, su quelle che sono davvero le bufale, non tutte lo sono. Ecco, un'altra cosa, e questi famosi box. Ecco, ricerca e realizza. Fai una ricerca per capire come funziona e a che cosa serve il fascicolo sanitario elettronico. Realizza quindi un prodotto comunicativo con cui la tua regione potrebbe promuovere la conoscenza e l'utilizzo di questo strumento presso la popolazione. Questa che competenza, che skill dovrebbe essere? O è un modo semplicemente per infilarci a tutti i costi il prodotto? Qui è un'operazione di marketing. Bravo cittadino, citoyen nel senso della rivoluzione francese, che pubblicizza un'iniziativa del governo e sventola le bandierine. Che questo fascicolo sanitario elettronico è entrato in vigore e dentro ci sono informazioni relative alla salute, agli esami e alle vaccinazioni, per cui interessava per questo motivo. Però ecco, indurre i ragazzi a promuovere una iniziativa del governo in questo modo è altro che libro e moschetto. Sì. Cioè, abbiamo superato tutto quello, perché almeno lì si parlava di eroi, santi e navigatori anche, cioè, e si esaltava un po' l'Italia, no? La storia dell'Italia. Qui sono tutte iniziative di tipo, diciamo, parziale, poi prodotto comunicativo, ma parla come mangi. Cos'è il prodotto comunicativo? Non so, un testo di 5.000 battute, non un prodotto comunicativo. Ah, perché forse intendevano fai anche un video? Boh, non ha spiegato. Questo, vabbè, c'è la sanità italiana alla prova della pandemia, testimonianza di un'infermiera dell'ospedale di Bergamo. Come si fa a non essere d'accordo con la testimonianza di un'infermiera? Cioè, anche qui non c'è assolutamente possibilità di neanche di dialogo, di dibattito, assolutamente.
queste cose vengono calate dall'alto e sono degli atti di fede in pratica, è una forma di catechismo. Sì, sì. Quindi sono gli angeli degli ospedali che lavoravano giorno e notte, non riuscivano neanche ad andare in bagno, come facevano, e quindi chiedevano almeno un grazie. Ma sicuramente c'era... Certo. Il problema è che poi ci hanno fatto vedere quei deficienti che facevano i balletti. E allora questa dissonanza cognitiva, da una parte sicuramente gli operatori sanitari, perché chiunque abbia trascorso una notte in ospedale sa che quanto devono darsi da fare, correre di qua e di là, ma però questa indubbia realtà della difficoltà del mestiere di sanitario, perché c'è stata contrapposta a questi balletti smaccatamente finti, coreografici, che non avevano nessuna attinenza con la drammaticità del momento, fra l'altro. Ecco, questo dovranno spiegarlo una volta, qualcuno dovrà spiegarcelo perché i balletti Gerusalemme. E poi guarda lì la fake news. L'infezione da Covid-19 è una malattia respiratoria acuta che necessita, quando si manifesta in forma grave, del ricovero in ospedale e talvolta in apposite sale di rianimazione. Ma non è sempre acuta, è anche asintomatica. Mio papà, pochi giorni fa, è andato a fare un esame a un occhio e gli hanno detto che ha il Covid, cioè che è positivo. Gli hanno detto, guardi, non ha bisogno... E lui ha chiesto, ma devo stare in isolamento? No, non stia in isolamento, se viene qualcosa prenda un'aspirina. Ha detto proprio così, nello stesso ospedale dove sono andato a vedere, insomma, quella bufala della 3 anni fa della fila, no? Quindi non è sempre acuta. Ecco, eccola lì una. Lì magari, però non c'è da puente. Magari questo è un testo che fu scritto, forse uscì proprio allora. Speriamo che almeno abbiano un po' cambiato. Allora, questo è sull'eutanasia, fantastico. Anche qui, questi compiti, compitini da fare. Organizzate un dibattito in classe sul tema dell'eutanasia. Dividetevi in due gruppi, uno favorevole e uno contrario alla possibilità di porre fine alla propria vita, escludendo 3 compagni o compagne che rappresenteranno la giuria. Raccogliete materiale utile per il dibattito, partendo dalle considerazioni suggerite di seguito e sulla base delle informazioni raccolte, confrontatevi a turno, sostenendo ciascun gruppo attraverso un rappresentante la propria tesi contro gli argomenti portati dalla squadra avversaria. Al termine del dibattito, la giuria valuterà chi ha argomentato meglio la propria posizione. Ed ecco le posizioni. Favorevoli: l'eutanasia rispetta la libertà di autodeterminazione, l'eutanasia protegge la dignità umana, l'eutanasia tutela la qualità della vita, l'eutanasia dà sollievo alla sofferenza. Contrari: l'eutanasia è inaccettabile dal punto di vista morale e religioso, l'eutanasia è in conflitto con la deontologia medica, l'eutanasia è un'indebita e pericolosa ingerenza dello Stato nella sfera privata, l'eutanasia è in contrasto con i principi costituzionali. Qui cose che sono... È vero che l'eutanasia è in conflitto con la deontologia medica, perché il medico dice primo non nuocere, però messi così diventano valori negativi. Certamente, perché sono tutti positivi sulla sinistra. Rispetta la libertà, protegge la dignità, tutela la qualità della vita, dà sollievo alla sofferenza.
Invece là sono tutti, diciamo, ostativi, sono l'eutanasia è inaccettabile, cioè sono più polemici, è in contrasto, è un'indebita, è in conflitto, sono tutte critiche. Si poteva formulare in un modo diverso, di là sono frasi positive, di qua sono frasi negative. E quindi psicologicamente si è portati a favorire quelle a sinistra, cioè quelli favorevoli. Allora, il genitore qui può, se questa è una classe media, ad esempio, come è possibile, spiegare i pro e i contro, secondo quello che pensa. Quindi far capire come si prendono dei casi limiti, ma ormai non si prendono più solo i casi limite. In certi paesi come il Canada, una persona depressa, una persona che ha problemi d'ansia, una persona così che ha anche soltanto, diciamo, delle sofferenze curabili, se ritiene che la sua vita non abbia più la qualità che dovrebbe avere, in base a criteri anche molto personali, può accedere all'eutanasia. E ne hanno uccisi, ora io non so, ho letto 10.000 in un anno, mi sembra un po' tanto, ma comunque sono migliaia. Cioè, quando l'eutanasia esce dal caso della sofferenza intollerabile, dove le cure palliative non arrivano, e può essere addirittura somministrata, come dicono loro, al depresso, alla persona che ha una sofferenza magari passeggera o che può essere curabile, beh, qui entriamo in una, diciamo, in una casistica più che inquietante, dove chiunque può essere fatto fuori, insomma, no? A un certo punto, perché a un certo punto non c'è più bisogno in molti casi nemmeno dell'approvazione del giudice. Ecco, spiegare questa cosa, importante spiegare questa cosa, perché questo tipo di indottrinamento viene fatto anche nelle scuole medie, non solo nel liceo. E poi qui non so se hai notato che viene praticamente eliminato tutto quel discorso sull'eutanasia che una volta si sarebbe fatto, perché è chiaro che parlare di eutanasia uno avrebbe immediatamente tirato fuori il programma T4 certo, nazista, l'eliminazione dei deboli, dei malati, dei terminali, dei malati di mente. Era un valore negativo, perché c'era stato questo precedente storico. Adesso questo è completamente sparito, anzi ti dicono che è nel loro best interest. Come hanno fatto con la bambina, il suo migliore interesse era la morte, come l'hanno fatto con i due bambini inglesi, no? Perché negli anni 50 l'eugenetica, che praticava l'eutanasia, questa si chiamava eutanasia negativa una volta, cioè la soppressione degli inadatti, unfit, è stata ribattezzata scienza della vita. E la scienza della vita, per definizione, non può essere sbagliata, perché è per la vita, quindi è per la dignità. Però applica l'eutanasia, cioè fa fuori persone che qualcuno, magari un domani un giudice, con due parenti potrà ritenere inadatto a continuare a vivere, magari per prendere un'eredità, perché si arriverà a quei casi lì. Certo. Vediamo altre immagini così di copertine. Ecco, questo mi fa impazzire. Filosofia per l'agenda 2030. Addirittura. Leggiamo i nomi: Salvatore Vecca, Giambattista Piccinali, Duilio Catalano, Stefano Marzocchi. Il pensiero e la meraviglia, filosofia per l'agenda 2030, edizione rossa. Ah, 17 dibattiti per 17 goal, obiettivi globali. 10 spunti per il colloquio d'esame, 7 prove guidate.
Questo immagino che sia per le superiori. Sì, a Ma cura di filosofia. Francesca. Incredibile. Ah, questo è fantastico. Questo evidentemente è un libretto di educazione sessuale perché si fa vedere corpo generalmente ricco di estrogeni. E qui c'è un individuo dotato di caratteri sessuali primari maschili Sì. e la seconda invece è una donna ma un po' mascolinizzata. Ecco, qui c'è completamente uno sposalizio di tutto il discorso del gender, ma corpo generalmente ricco di estrogeni, che cosa vuol dire? Non vuol Vuol dire dire. nulla, perché questi estrogeni possono essere anche assunti artificialmente. Boh, non lo so, questo sembra un libretto anche per molto piccoli, per bambini molto piccoli. Dici per il disegno, però i disegni infantilizzati si utilizzano anche ormai nei licei. Sembra che sia, insomma, ecco, quindi che il sesso è sesso biologico e indipendente dal genere. Quindi questo vogliono dire, uno può avere il pene e sentirsi donna, oppure può essere femmina anche con ma fare il maschio perché ha i capelli corti e con gli estrogeni si è fatto crescere, quindi maschili, peli sulle gambe e sotto le ascelle, vabbè, quello. Invece quello che vuole il maschio, che vuole diventare donna, si riempie di ormoni femminili. Però i fianchi più grandi non gli arrivano, quindi effettivamente c'è qualcosa di È qualcosa misterioso. che sì. Una Questa questione. è famosissima, ha girato moltissimo sui social recentemente e ecco, non hai la mascherina, paghi il pane 5 euro al chilo. Qui si vede un bambino con la mascherina, panino con mascherina 0,25 euro, panino senza mascherina 5 euro. Qui c'è anche un utilizzo dell'economia, della tassazione, proprio mezzi, boh, non lo so, non so neanche come definirle queste cose. E Quindi sono qui testi genitori scolastici, ragazzi. scolastici, questo sembra delle elementari. Il genitore dovrebbe spiegare al bambino: attenzione, Giovanni, attenzione, Lucia, che qui c'è un inganno, nel senso che senso ha se vai con la mascherina ti fanno pagare il te lo danno quasi gratis, se invece vai senza mascherina. Te lo fanno pagare, cos'è, 20 volte di più? 0,25 a fronte di 5, sì. 50, 20 volte di più. Il genitore deve spiegare, dovrebbe spiegare l'assurdità di questa proposta, anche solo come proposta di alternativa di esercizio di buona cittadinanza. È aberrante, totalmente aberrante. Di che cosa parlerà l'articolo che ho introdotto in questo titolo? Sì, eh? Risposte qual è? Ecco, Dunque. sì, questo ci dicono che faceva riferimento a una notizia in Campania di un panettiere che aveva applicato questa regola da fuori di testa, come dice l'amico Uff. Sì, però tant'è, finiscono sui libri di testo queste cose. Questo, certo. Ecco, qui si ribadisce il discorso della disinformazione. Ecco, questo è un punto sul quale pestano molto il discorso della disinformazione, come se ci fosse la paura
che possano passare delle idee diverse, semplicemente alternative a quelle principali, quelle mainstream. Ecco, qui per esempio c'è, attenzione perché si parla di Manzoni, relativamente una storica disinformazione. La lunga storia del contatto tra i virus e gli uomini è riemersa prepotentemente con il Covid-19, che è riuscito a far resuscitare le paure provate durante le grandi epidemie del passato. Ai forti timori si sono a lungo associate superstizioni e false credenze, ma anche comportamenti virtuosi e altri decisamente vili. Tutto questo emerge proprio per l'eccezionalità della situazione. Si è prestato alle descrizioni dei più famosi scrittori: Boccaccio nel Decameron, Manzoni nei Promessi Sposi, Camus nella Peste, Saramago in Cecità. Un problema sociale ricorrente è quello della verità. Le notizie sulle malattie e sulle vittime sembra che raramente siano state diffuse in modo corretto, alimentando falsi miti e menzogne talvolta grossolane. Per questo Manzoni, nel capitolo 31 del suo romanzo, sostiene che si potrebbe applicare il metodo proposto da tanto tempo ad osservare, ascoltare, paragonare, pensare prima di parlare. In effetti, ai tempi di Renzo e Lucia era davvero difficile avere informazione attendibile sulla peste. Oggi questo problema è in gran parte risolto perché giornali, televisione, internet e social network garantiscono una rapida e capillare diffusione dell'informazione. Restano però le opinioni infondate che si propagano con la stessa velocità di quelle corrette, grazie al fatto che la nostra società dà voce a tutti, pure a chi non è competente in ambiti specialistici come la virologia e la medicina. L'abbiamo visto, no? Commentami questo, Mario. Abbiamo visto Capranica che parlava di virus, no? Sì, qui si richiama diciamo, la peste del 1628-1630 in particolare, o Manzoni, no? Poi Boccaccio, Decameron, eccetera, quando ci furono problemi di false informazioni che erano relative ai famosi untori. E Manzoni scrisse quel testo bellissimo che è La storia della colonna infame, la quale lui fece vedere come questa falsa credenza che ci fossero degli untori comunque era stata... aveva prodotto delle vittime, il famoso Mora che era stato ucciso, squartato a Milano, la sua casa era stata rasa al suolo ed era stata eretta una colonna infame che c'era circa fino a 120-130 anni fa. E quindi mi dice, a quell'epoca era difficile avere le informazioni giuste. Poi comunque ci furono dei medici che anche all'epoca capirono come ovviare, perché crearono delle, diciamo, dei cordoni sanitari, no? Per cui isolavano le zone dove la peste si mostrava in modo più virulento. Dobbiamo anche dire che la peste col Covid non c'entrano niente, perché uno è un virus. La peste, se non sbaglio, non è un virus, ma è un batterio. Che uccide in pochissime ore e che fa tantissimi morti. È il motivo per cui a un certo punto queste peste sono anche scomparse. Però qui il problema è qui. Giornali, televisioni, internet e social garantiscono una rapida diffusione dell'informazione, sì, buona o cattiva. Restano però le opinioni infondate che si propagano alla stessa velocità di quelle corrette. Bisogna capire quali sono quelle infondate. Se ci riferiamo al Covid è una cosa, se ci riferiamo a quello che è venuto dopo il Covid, le opinioni corrette e le opinioni scorrette probabilmente andavano di pari passo. Comunque sia, ecco, l'averci tenuto in casa, io torno sempre su queste cose,
per diverse settimane con l'idea che questa fosse una malattia che ti ammazzava come fosse una pallottola, è stata una informazione falsa che è stata diffusa capillarmente proprio da televisioni, giornali e da tutti i media. Quindi lì abbiamo avuto proprio la prova che la disinformazione storica si è ripetuta in questi anni che stiamo vivendo. E mi hai chiamato il lockdown e qui c'è una chicca assoluta che ti voglio leggere. Io cittadino, prendiamo spunto dall'attualità, notare cittadino, Allora, allons enfants. Allora, compito di realtà, ecco anche questo, compito di realtà, anche qui siamo molto nel... Responsabile della pandemia è dunque l'essere umano, che ha colonizzato l'intero pianeta a caccia di spazi per vivere e di risorse da sfruttare per realizzare una continua crescita dell'economia. Perciò sembra necessario capire che non possiamo avere desideri infiniti in un mondo con risorse limitate, come ben spiegato nel saggio Prosperità senza crescita 2009 dell'economista Tim Jackson. Bisogna essere disponibili a fare delle rinunce, a ripensare la nostra mobilità in favore di mezzi poco inquinanti, a rimodulare le attività lavorative, a tassare ciò che inquina e a dotarsi di governi che ristrutturino la società affinché si smetta di guardare, di superare i limiti naturali del nostro ambiente. Rifletti sulla tua esperienza durante il periodo di chiusura delle attività per il coronavirus. Allora hai ridotto sicuramente il tuo impatto sull'ambiente, perché non lo hai inquinato con continui spostamenti. Tra questi ce ne sono alcuni che rappresentano per te abitudini quotidiane. In altri casi ti sposti per fare viaggi. Prova a ideare e realizzare una presentazione in cui spieghi quali di questi modi di muoversi sono più inquinanti e come si potrebbe modificarli. Per aiutarti puoi consultare i seguenti siti internet: bergamorespira.it, robertotravan.com, rinnovabili.it. 10 consigli per muoversi in città senza inquinare, 666. 666. Giuro che è tutto vero. No, è tutto vero, il diavolo è nei dettagli, no? Si dice. Sì, anch'io stavo guardando. Sì, l'uomo ha questa colpa di cercare di vivere, sfruttare e di rendersi prospero. Ovviamente il mondo non è infinito, questo lo sappiamo, insomma, no? Poi è stato... sono un secolo e mezzo che si dice, ma poi ci dicono che dobbiamo essere disponibili, o dobbiamo stare zitti, insomma, se rimodulano tutto, le attività lavorative, tassare ciò che inquina, qui decideranno loro, e dotarsi di governi che ristrutturino la società. Questo fa un po' paura, affinché si smetta di superare i limiti naturali del nostro ambiente. Come si ristruttura la società? Diminuendo la popolazione, ma anche con l'eutanasia o con altri mezzi. Certo che durante il lockdown abbiamo ridotto il nostro impatto sull'ambiente, perché andavamo in giro a piedi, io andavo in giro a piedi ad esempio, oppure non o ci si spostava meno. Ma è l'inizio, l'incipit responsabile della pandemia è l'essere umano, che ha colonizzato l'intero pianeta a caccia di spazi per vivere. Quindi è responsabile. E quindi è una dichiarazione di colpa. Una dichiarazione di colpa è un'accusa all'uomo che vuole vivere e che ha colonizzato come un virus il pianeta, no? Come ci diceva il principe regnante, quello che è andato all'altro mondo un anno e mezzo fa, due anni fa.
Quello che Non so. voleva di reincarnarsi in un virus. Un virus, sì. Già Filippo. reincarnarsi in un virus è un'idea. Filippo di Edimburgo. Filippo di Edimburgo, sì. Ecco, sì. Ma queste cose, ecco, questo box contiene delle opinioni, a dire, essere gentili. Come si fa a mettere su dei testi scolastici che dovrebbero raccontare, insomma, dei fatti oppure delle leggi dimostrate? Come si fa a spacciare delle opinioni, dell'ideologia, pura ideologia, come se fossero delle leggi della natura? È questo che sì, che sconcerta, anche perché poi chi sia responsabile della pandemia non lo sappiamo ancora oggi. Oppure qualcuno l'ha detto, l'ha studiato, ma insomma ci sono studi eminenti pubblicati sulle riviste più importanti, ma li leggono solo alcuni e gli altri fanno finta di niente. Si parla di virus ingegnerizzato, eccetera. Queste cose chiaramente non finiscono qui. No, sì. Questo è un indottrinamento e basta. Sì, non ha nessun non so neanche come definirlo. Questi sono, vabbè, degli altri esempi, agenda del cittadino, questa parola che è proprio ossessivamente ripetuta, la storia in 100 lezioni. Questo, vabbè, sì, qui in alto comunque c'è il cerchietto con tutti i colori, quello c'è sempre. Quello è un corso, scusa, è un corso di storia, sì, ma con educazione civica, quindi agenda 2030 la vediamo lì in alto. Sì. Quindi nel corso di storia hanno inserito questi box che con la storia insomma non c'entrano niente. Poi fra l'altro dal 1000 al 600, quindi in epoca non c'è neanche il discorso che 900 o nuovo millennio, quindi proprio la riscrittura del passato. E questa biologia, un bell'occhio, e anche qui insomma ci saranno tutti... casualmente un occhio di tanti organi. E questo è un po', sembrano un po' quei fumetti situazionisti dove venivano, nei fumetti venivano messe le citazioni dei grandi filosofi. La situazione è critica, tuttavia i migranti non hanno ancora ottenuto il permesso di sbarcare. Cosa stanno aspettando? Devono aiutarli. I popoli antichi avrebbero molto da insegnarci sull'argomento. I Feaci, per esempio, erano ospiti magnifici. Non avrebbero mai rifiutato di soccorrere un naufrago giunto sulle loro coste, chiunque egli fosse. Feaci? Mai sentiti? Nemmeno io, ma mi piace come ragionano. Povero, 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 povero Mero. povero Mero. Sì, qui c'è una totale, si dice, mistificazione, ma anche l'uso, insomma, bias, no? Come si dice, uso distorto di una situazione, perché innanzitutto, i migranti spesso non sono migranti, ma sono portati da degli scafisti. Vabbè, questa è una storia che. Ma cosa stanno aspettando? Devono aiutarli, come se non li aiutassero, li aiutano sempre. Addirittura mezza flotta, se non è impegnata in qualche guerra, è impegnata lì. E i popoli antichi avrebbero molto da insegnarci. Qui significa non conoscere la storia, perché i popoli antichi, se arrivava qualcuno dal mare, in genere prendevano a. Con le frecce. E quindi i Feaci erano ospiti magnifici perché arriva Odisseo
sulle coste della terra dei Feaci e lo accolgono Odisseo. E questo poi per una loro leggenda, una leggenda che avevano loro, li porta alla distruzione del loro regno, ma qui non viene detto. Mi piace come ragionano, va bene, ma qui si parla di un singolo naufrago, peraltro Odisseo affascina subito i Feaci, si mette a raccontare la storia della sua vita, quindi sono due situazioni completamente diverse. E poi, se mi permetti, Ulisse non era un migrante, era uno che, no, poveretto, voleva disperatamente tornare a casa sua, a casa sua. Al suo regno, perché lui era un re, era il re di Ittaca. Tra l'altro, ecco, non era uno scappato di casa, ma era un re e cercava disperatamente di tornare alla sua casa. Quindi era il contrario di chi magari va. Ci sono ovviamente quelli che scappano, anche e soprattutto in questi giorni, che sono costretti a lasciare le proprie case, ma ci sono anche quelli che partono all'avventura. C'è un po', è un fenomeno molto complesso. A ridurlo a... sì, qui è veramente un détournement, non si capisce... Oh, sì. È proprio the border perché qui parlano di migranti, lì si parla di un naufrago, che sono cose diverse. Sì, sì, ma comunque la confusione è assolutamente incredibile. Volevo ritrovare, perché mi dicevano che c'era una cosa interessante. Non so se l'ho ritrovata qui, no, forse, aspetta, che i nostri amici ci hanno fatto notare una cosa. Vabbè, forse lo ritrovo dopo, dove praticamente c'erano, ecco, ci fanno notare i nostri amici questo box riflette, dove si mettono in relazione due cose completamente distaccate. Quale grave problema sociale ha accompagnato le pestilenze del passato? Quali problemi si riscontrano invece nell'informazione odierna? Cioè, due cose che non c'entrano. Due cose diverse. E invece qui vengono messe in relazione. Secondo te c'è anche un'abilità nello scrivere questi testi, cioè c'è una consulenza di qualcuno che sa? Sì, secondo me come... sì. Secondo me sì, io lo noto molto nei libri di storia, nei libri di lettere, diciamo di letteratura, dove c'è appunto questa decostruzione, o di storia dell'arte, dove non si dà più il quadro, ma si staccano tutti gli argomenti gli uni dagli altri. Quindi per il bambino, per il ragazzo, è difficile farsi un'idea compiuta della realtà che sta studiando. E spesso le maestre non sono in grado di darglielo, poi ci sono le maestre brave. Però appunto se i genitori riuscissero a stare un po' vicino, a sfogliare questi libri, a non fidarsi. Perché per esempio quelle immagini di quei due esseri, quello maschile ma che fa il femminile che fa il maschile, sono aberranti. Cioè diventano una creano una confusione in chi è nell'età dello sviluppo. Una confusione che può sfociare in angoscia, ansia e problemi di identità. Quindi stare molto attenti a guardare e spiegare. Io l'ho fatto, lo faccio da anni, ho visto che i risultati ci sono.
Ecco, lascio per ultima una chicca, assoluta. Vabbè, questi sono altri esempi, l'origine delle pandemie, c'è proprio un'ossessione su questo. Qui c'è proprio la storia del pangolino e del pipistrello. Evidentemente sì, forse non sono Preso da lì. sé. Sembrano libri usciti proprio in concomitanza di quel periodo. Ecco, questo è un crescere con la storia e qui dici, vabbè, ma questo non c'è mica niente di strano, però c'è un Black Lives, quindi anche questo è un po', così allusivo. Poi scusa, fammi leggere il box lì velocemente. Un progetto accessibile e inclusivo. Allora, questa è storia. Franco Bertini, non ho presente chi sia. Quadri di civiltà e focus sui personaggi. Percorso di educazione civica, che con la storia diciamo non dovrebbe c'entrare. Collegamenti interdisciplinari, ma strumenti e materiali per una didattica integrata. Sì, sono i soliti. Crescere con la storia. Qui questo è bellissimo. Leggi l'articolo 32 della Costituzione, riesci ad associarlo a uno dei goal dell'Agenda 2030? Disegnalo. Incredibile. Fantastico. Ah, disegnare il gol proprio, Sì. cioè il simbolino. Sì. Tra l'altro, ecco, questo è un esercizio che io ho fatto con mio figlio, ho fatto anche con altri, far leggere la Costituzione e loro riescono anche insomma dall'età di 12-13 anni, guardando un po' la realtà, quello che dicono i telegiornali, vabbè, comunque quello che succede, a capire come questa Costituzione, questa benedetta Costituzione non venga applicata. Lo capiscono benissimo. Diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto alla mobilità, tutte queste cose. Quelli che adesso sono ragazzini o bambini, dopo aver vissuto quello che hanno vissuto negli ultimi anni, capiscono perfettamente che, oppure Italia, c'è l'articolo contro la guerra, no? Italia, insomma, nega che per Si la ripudia la guerra. guerra, eccetera, eccetera. E poi nei telegiornali è tutto un inviare armi celebrare oppure non fa finta di niente su altri casi, ecco, cioè quello che sta succedendo per esempio in Medio Oriente oppure l'invio di sistemi d'arma molto sofisticati e molto costosi che abbiamo dato all'Ucraina che sono stati distrutti. E in mancanza di ogni tentativo di arrivare a una composizione delle parti. Questo lo capiscono benissimo. Però Questi lo studi. capiscono forse se hanno anche un genitore che li segue e gli propone questo tipo di esercizio, perché Sì, è quello chiaro. che quello che c'è. Però l'hanno presi presto, perché dopo. E quindi quelli che sono genitori che ci ascoltano è sempre meglio. Se si ha il tempo, ma comunque bisognerebbe trovarlo veramente perché è molto importante, forse è una delle cose più importanti dell'essere genitori, trovare il tempo di seguire questi ragazzi quando hanno in mano questi libri e devono fare i compiti, proprio per fare questo esercizio di cui parlava Mario, cioè di confronto tra la realtà, che è sempre più forte di tutte le narrazioni, con questi mondi immaginari che vorrebbero essere sostituiti alla realtà. Quindi far capire, ragionare il discorso di Ulisse può sortire un bellissimo racconto, per esempio andare a prendere l'Odissea, a leggere la parte
appunto quando Ulisse giunge nel regno dei Feaci, e leggere veramente cosa è successo, qual era l'atteggiamento reale del re dei Feaci, quello, il racconto che fa Ulisse dei suoi viaggi, delle sue avventure fino a quel momento, la sua volontà che esprime di tornare alla sua casa. Ecco, quindi da un male, tra virgolette, da un brutto fumetto con dei brutti pupazzetti, può venire fuori lo spunto di andare a riprendere in mano l'Odissea, a leggere questo testo veramente immortale e ragionarci sopra coi propri figli. Questo è un esercizio che suggeriamo in maniera assolutamente forte. Un altro molto, molto semplice, che dà degli ottimi risultati, è quello di mostrare, quando dicono che, per esempio, questo è un novembre caldissimo, mi è capitato di leggere o sentire anche che in questi giorni dicevano che anche qui dove vivo io, Lombardia, c'era un caldo anomalo. Quindi con temperatura sopra i gradi, diversi gradi sopra la media. Poi basta andare sul meteo, sulle temperature del meteo, perché lì registrano la realtà, e si vede che invece siamo assolutamente nella media. Cioè di notte ci sono 3 gradi, di giorno abbiamo massimo 12-13 gradi, come è sempre stato a novembre. Poi semmai a dicembre si può scendere un po' sotto zero. Quindi questa è la notizia che è stata sbandierata. Ah, un caldo anomalo. Poi vai a vedere il meteo, perché sul meteo non possono barare, anche perché è un servizio che serve alla realtà, serve per gli aerei. E lì si vede che questa narrazione è sfalsata. Falsa e esagerata, ma questo lo si vedeva anche quest'estate, quando dicevano 29 gradi, temperature mai viste, 31 gradi, 32, 33 gradi, uno va a vedere lo storico delle temperature, ci sono, si trovano facilmente, e si vede che queste erano le mie, magari eravamo un grado sopra la media, diciamo, di... Eppure, anche se fai notare a chi c'era, ma ti ricordi il 2003, che quello fu veramente un caldo atroce, che mi ricordo, no, sì. Questo è molto peggio. Molto peggio, quello dice la allora, nel sessantenne, il settantenne, l'ottantenne che ascolta la televisione o ascolta, non so, Mentana, non ti ascolta. Il ragazzino, la bambina, cioè le persone giovani che hanno meno filtri, se gli fai vedere come stanno le cose, ti danno ragione. Questi sono degli esercizi formidabili, molto semplici, che si possono fare e fanno, diciamo, abituano in modo molto semplice al pensiero critico. E questo è fondamentale, vi prego, trovate il tempo di stare un po' con i vostri figli e di leggere assieme a loro questi libri, e poi andare anche a leggere gli altri libri, quelli che raccontano, soprattutto se vi rendete conto che la trama di un romanzo in questi libri di scuola viene completamente stravolta, recuperate il libro originale, leggetelo, e spiegate anche appunto a vostro figlio che non è molto, molto bello pretendere di riscrivere la realtà, perché può essere un segno di qualcosa di molto pericoloso. Ecco. E niente, dopo questa chicca, chiedi a un adulto il nome di 5 vaccinazioni che hai fatto, scrivi l'elenco, poi confrontalo con quello dei tuoi compagni. Avete fatto tutti le stesse vaccinazioni? Così, buttata lì. Io facevo la collezione figurine. Questo, vabbè, sono quelli che abbiamo visto prima.
Oh, questo chiudiamo con questa, poi lasciamo spazio ai nostri amici. Chiudo con questa, con questo, questo pezzettino di transumanesimo che è veramente fantastico perché vale veramente la pena. Allora, sul pianeta Arret, che poi è Terra al contrario, che si trova dalla parte opposta dell'universo rispetto alla Terra, da tempo sono in commercio nuovi favolosi giocattoli educativi, le maestre giocattolo. Sembra che tra qualche decennio saranno in vendita anche qui da noi sulla Terra, perciò è bene saperne di più. Che cosa sono? Come funzionano? Si tratta di maestre robot tecnologicamente così sofisticate che non presentano alcuna differenza rispetto a una normale maestra in carne e ossa, ma in realtà sono costruite in laboratorio secondo precise tipologie per accontentare al meglio gli alunni e le loro famiglie. Basta con le solite maestre che ti capitano a caso, dicono già molti genitori del pianeta Terra. Vogliamo anche noi maestre giocattolo come ad Arret. Meglio che noi bambini e noi famiglie scegliamo quella che è o ci sembra la maestra più adatta per nostro figlio. Ma qual è la maestra migliore per un bambino? Semplice, dicono sempre i genitori del pianeta Arret, ma ormai anche tanti genitori del pianeta Terra, basta leggere attentamente questo catalogo e poi insieme ai propri figli sceglierne una. Voi, bambini e bambine, bambini e bambine, che cosa ne pensate? Con le maestre giocattolo avremo una scuola e un mondo migliori? Poi sono maestre giocattolo, quindi che non hanno nessuna autorità. Giocattolo, sono delle bambole. Maestre gonfiabili, cioè qualcosa. Non lo so, qui Qui sì, siamo insomma, la psichedelia pura. scegli la tua maestra. Non capisco neanche il senso di questa, Questo di queste tecniche. sembra effettivamente per le elementari, perché parlano di maestra, quindi Sì, questo. ma non si capisce il senso di questa cosa. Per carità, non tutto deve aver senso in un, questa è una specie di fiaba, però è anche una critica alle maestre, perché evidentemente se una maestra fa leggere questo, il bambino penserà subito che la maestra che ha davanti non è adatta. E quindi cadrà subito il senso di dignità e il rispetto per quella E poi maestra. sembra quasi che la maestra debba essere qualcosa di un robot, appunto, non un essere con una sua testa, con un suo modo di pensare, un suo modo di insegnare anche diverso, un suo stile di insegnamento, ma deve essere un robot, cioè una macchina che ripete le lezioni così a pappagallo, frutto di una programmazione di altri. Sì, quindi magari ecco, si preparano questi ragazzi, questi bambini delle elementari a un'università dove ci saranno anche, come si dice, no? Degli insegnanti fatti con intelligenza artificiale, cioè con una voce che parla, una figura umana e le lezioni che non vengono fatte da un vero professore, ma da questi programmi che sono molto realistici, dove la lezione viene detta in modo monotono o meno monotono appunto da un insegnante virtuale. Così sono già preparati, sono programmati. Questo costerà di meno, professori così costeranno di meno. Diciamo che molti professori già adesso potrebbero essere sostituiti in questo modo, considerando lo stato dell'Accademia italiana. Quindi che cosa abbiamo cercato di trasmettervi stasera un po' sì, con qualche sorriso perché ci vuole, anche se in realtà c'è poco da ridere, però abbiamo cercato così di leggere assieme a voi
questi testi e dai commenti vedo che insomma molti si sono messi le mani nei capelli. Ecco, probabilmente molti che sono genitori non si rendono conto di quali sono i testi sui quali studiano i propri figli, quindi a maggior ragione guardate, ci sono anche degli insegnanti, vedo, per esempio Flavio Galletti, un insegnante che è stato sospeso e quindi evidentemente comprende benissimo tutti questi problemi. Ecco, sto guardando se ci sono dei commenti. Dunque, uomo colpevole in quanto tale, sì, questo è un po' il mantra degli ultimi tempi. C'era un'altra pagina che non abbiamo mostrato dove l'uomo viene definito un super vulcano, perché è pericolosissimo, perché tra tutti i vulcani è quello più pericoloso, perché inquina e distrugge più degli altri, quindi è un pericolo come Yellowstone o Campi Flegrei. È interessante quanto dice Valentina Medici: Odisseo viene camuffato da Atena con una specie di nebbia per evitare che i fiaci lo vedano raggiungere la reggia di Alcino, sostenendo che si tollerano poco gli stranieri. Ecco, questa sarebbe tutta la verità da dire studiando l'Odissea. Invece si altera la realtà del testo, il senso del testo. Quindi senza nessuna senza rispetto per il testo, assolutamente, completamente, ma veramente. Sì, questo io se potessi scegliere la professoressa, sceglierei ancora la Fenech. Sono proprio un modello sorpassato di maschio. quindi abbiamo visto che il buon Puente è anche sui libri di testo, quindi chi oserà mai più contraddirlo? Veramente, veramente incredibile. Sì, leggo che appunto evidentemente sì, ci sono molti insegnanti che si prestano perché hanno paura di essere sospesi, perché hanno paura di essere bullizzati, no? Come si dice oggi. Sì. Questo è un problema di moralità, di gestione degli istituti scolastici. Ecco, saluto anche il professor Martinetus che ci ha lasciato un commento: se i FEACI avessero saputo che l'emigrante accolto era quello che Poseidone gli aveva profetizzato come distruttore del loro popolo, col cavolo che l'avrebbero accolto. Sì, infatti. Quindi saluto il professor Martinetus. Quindi, insomma, possiamo chiudere con questa riflessione che abbiamo voluto fare. Ringrazio ancora chi mi ha mandato questo materiale che è servito appunto per imbastire questa serata. Spero che insomma, sia stata utile questo piccolo corso di sopravvivenza per genitori e ragazzi, soprattutto i bambini piccoli. Ecco, come diceva Mario, se si fanno notare le discrepanze tra quello che scrivono questi libri e la realtà dei fatti, fino a una certa età si riesce ancora a mantenere nei ragazzi quello spirito critico che poi è quello che ci differenzia dalle maestre robot, no? Poi resta, quello resta, perché diventano sospettosi e resta, non li beccano più poi. Anche perché il giovane deve essere contestatore, è una fase della vita che deve essere vissuta, la ribellione ci deve essere, quindi la ribellione passa anche dalla contestazione di quello che si legge
sui libri. Quindi, per qualcuno non passa mai poi quella fase. Sì. Però ok, allora io ringrazio Mario Iannaccone, invito tutti a recuperare gli altri video che ci ha regalato Mario su questo canale. Io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, ci hanno fatto compagnia questa sera e vi do l'appuntamento ai prossimi appuntamenti. Presto Mario ci racconterà un altro scrittore, un altro gruppo di scrittori che sta studiando, che ha studiato e che fanno parte di quella che si definisce la generazione perduta. Quindi racconteremo questa storia, anche questa affascinante, di un periodo molto preciso e molto ricco culturalmente del secolo scorso, poi altri appuntamenti che verranno. Bene, grazie a tutti e buona serata, alla prossima. Buonanotte a tutti. Buonanotte.